Amiche e amici di Grottaglie in Rete, incontriamo il professor Rosario Quaranta, storico e appassionato di tradizioni e cultura grottagliese e non solo. Per un personaggio come lei, studioso e appassionato appunto, San Ciro è stata una vera miniera, un argomento da scavare, da conoscere, da approfondire. È vero. Devo dire anzi che la figura di San Ciro, questo santo così noto a Grottaglie ma poco conosciuto storicamente, mi ha affascinato subito ed è stato un argomento per uno dei primi testi che io ho composto, scritto, e che riguarda appunto San Ciro a Grottaglie, storia, culto, tradizione popolare, cercando di compendiare questi tre aspetti che tutti coinvolgono il grottagliese nel guardare a questo santo come a un santo che fa parte ormai dell'animo popolare e che è presente, possiamo dirlo anche in ogni casa, anche per quanto riguarda l'onomastica. Le famiglie grottagliesi, per fare un esempio, hanno tutte le famiglie almeno un componente di nome Ciro, e questo per una tradizione atavica che venne introdotta proprio nell'anno in cui San Francesco de Geronimo, il nostro grande santo gesuita, introdusse la devozione a questo grande santo del primo cristianesimo, un santo quindi appartenente al terzo secolo dopo Cristo, un santo tra l'altro egiziano, ma notissimo nella cristianità per l'aspetto taumaturgico, e quindi la devozione a Grottaglie ha assunto così anche questo aspetto di pretta devozione ai fini anche della richiesta di grazie che effettivamente dal cielo San Ciro ha assicurato a molti grottagliesi. Se è vero, come è vero, che questa devozione si è incrementata in un modo impressionante già dai primissimi anni in cui venne introdotta da San Francesco di Geronimo, ed ha assunto comunque nel tempo sempre una connotazione di grande radicamento nella cultura del popolo. E quest'anno, ad esempio, possiamo ricordare un episodio che riassume un po' questo attaccamento che rasenta qualche volta anche probabilmente una certa forma, non dico di fanatismo, ma di eccessivo vicinanza anche al personaggio, in una formalità forse non troppo oggi positiva potremmo definirla. Mi riferisco ai fatti avvenuti esattamente 50 anni fa, nel 1961, in occasione della traslazione della statua di San Ciro, l'ultima traslazione, dalla Chiesa Madre ai Paolotti, che si concluse invece a Santa Chiara e causò una sorta di rivoluzione popolare nella quale comunque si mescolarono questi aspetti di devozione ma anche un po' di esaltazione e per qualcuno forse anche di fanatismo. Ma sono argomenti ovviamente passati. La devozione verso un santo si manifesta ancora oggi invece nella forma più tradizionale ma anche quella più autentica, cioè della preghiera, della religiosità popolare, che si manifestano, in particolare si evidenziano nel giorno 31 di gennaio, nella bella, grande, solenne processione che tutti i grottagliesi seguono con grande passione, con intensa devozione. Ecco, lei faceva cenno alla processione, un altro dei riti che caratterizzano i festeggiamenti di San Ciro è l'accensione di una grande pira. Anche questo, se vogliamo, un retaggio di tradizioni passate, vecchie di secoli, ma che ancora oggi attirano tantissime persone. Ecco, dal suo punto di vista di storico, questo richiamo al passato riesce ancora a colpire le nuove generazioni? Oppure è un qualche cosa di stantio, di qualche cosa che sembra ormai vecchio e passato nel vero senso della parola? Ma se dobbiamo osservare quello che accade, possiamo dire sicuramente che questa festa, almeno in queste forme, non ha conosciuto e ancora fortunatamente non conosce crisi. Basta insomma la vigilia di San Ciro osservare la pira, vedere quante migliaia di persone assistono
diciamo anche in un modo piacevole, sereno, però sicuramente anche sentito a questa manifestazione di religiosità che ha comunque una radice storica, perché diciamo il suggerimento di innalzare una pira in occasione della festa venne fatto appunto da San Francesco de Geronimo e dal fratello di San Francesco de Geronimo, l'abate Tommaso de Geronimo, che allora era arciprete di Rottaglie, codificando diciamo questo aspetto della festa che ancora oggi quindi sussiste e resiste e credo ancora resisterà, credo per buona parte anche nel futuro. Ecco, e allora mi riallaccio a questa sua ultima affermazione. Per lei, da storico, San Ciro ha ancora aspetti da studiare? Beh, ha aspetti da studiare perché, come tutti i grandi santi del primo cristianesimo, San Ciro presenta indubbiamente alcuni aspetti ancora da indagare meglio. Non è un mistero che per molti storici o critici questi santi del primo cristianesimo presentino aspetti leggendari, per i quali anche la figura di San Ciro qualche volta è stata accostata. E quindi questo è un aspetto indubbiamente che potrebbe essere affrontato, ma su questo ci sono chiaramente gli storici ancora più come dire, accreditati sotto questo aspetto del carattere diciamo, della storia della Chiesa e del primo cristianesimo.